Buonasera, buonasera a voi, eccomi qua dopo 48 ore. Probabilmente, siccome parecchi di voi mi hanno scritto anche per email dove fossi finito, non tutti ovviamente hanno visto il video di giovedì, dove io preannunciavo che venerdì mattina avrei subito un intervento alla schiena e quindi difficilmente avrei potuto essere presente venerdì. Stasera sono nuovamente a casa perché ormai queste cose vanno molto rapidamente, scarseggiano i posti letto e quindi mi hanno operato venerdì e oggi pomeriggio sono già uscito dall'ospedale. Non sono chiaramente in condizioni ottimali perché insomma soprattutto un'anestesia totale ha bisogno di essere smaltita, però non volevo, ma, no, volevo stare con voi, non volevo mancare stasera. Inoltre avevo avuto modo di così comunicarvi un'altra cosa che mi riguarda e che ovviamente sta turbando molto me e la nostra famiglia, perché il papà di mia moglie, che vive in Perù, è stato colpito da Covid e voi potete immaginare che purtroppo le strutture sanitarie in Perù non sono strutture adeguate per fronteggiare un'emergenza e quindi anche magari un livello di Covid che in Europa si potrebbe più facilmente curare, la diventa estremamente complicato e quindi siamo in grandissima preoccupazione. Però volevo proprio partire da questa considerazione. Ora vedete, io ho sempre detto, noi abbiamo di fronte un nemico e il nemico c'è. Guai a coloro che ritengono, per fortuna sono molto pochi, di negare che esiste il Covid. È evidente che, come io ho sempre detto, noi l'abbiamo ingigantito. L'abbiamo fatto diventare un gigante per le nostre incapacità. In certi paesi, come ho appena detto, per una questione di strutture che non ci sono. Sono paesi, che per quanto riguarda la sanità, non hanno terapie intensive adeguate, ma in generale non possono far fronte a qualsiasi tipo di malattia di una certa entità, figuriamoci al Covid. E la stessa cosa però riguarda un po' in Europa e anche in Italia. Noi l'abbiamo fatto diventare e lo stiamo facendo diventare piano piano questo gigante, perché facciamo una piccola storia. Siamo partiti nel febbraio-marzo dell'anno scorso senza dare ai nostri operatori sanitari degli adeguati strumenti per fronteggiare il Covid, cioè gli armamenti, mascherine, camici e quant'altro. E quindi li abbiamo mandati un po' allo sbaraglio. Adesso viene fuori un dato che ormai è certo, al 100%, grazie anche a Mario Giordano, che milioni e milioni di mascherine acquistate da Arcuri, perché lui è il vero responsabile, chiaramente, anche se fisicamente sappiamo ormai qual è la storia, non è lui che le ha portate in Italia, ma dei tramiti, e già questo è un qualcosa che dovrebbe farci riflettere come uno Stato italiano ha bisogno di intermediari per parlare con la Cina, con altri paesi e non può direttamente avere il contatto e quindi portarsele a casa senza dover pagare gli intermediari. Questa è la prima ragione. Però la responsabilità rimane appunto di Arcuri. E grazie a Mario Giordano abbiamo scoperto che queste mascherine ce lo ha comunicato il responsabile di questa azienda che testa queste mascherine. Ha usato un termine molto forte. Ha usato il termine sono delle merde. Voi capite che, cioè, voglio dire, è pesante questa affermazione. Ed è chiaro allora, come dicevamo noi, abbiamo sempre detto, perché non è la prima volta che vengono fuori delle mascherine che non sono assolutamente affidabili, che così servono a poco e anzi possono essere nocive per la nostra salute. Adesso, piano piano, quello che noi dicevamo da negazionisti, da complottisti, è confermato, dagli studi, è confermato dalla ricerca. Però, ripeto, questa è una precisa responsabilità di Arcuri se queste mascherine fanno schifo. Perché? Perché se è vero, non lo so, questo lo stabilirà la magistratura, che lui non ha degli intrallazzi con Tommasi, con Bonetti e quant'altro, però è lui che alla fine decide sì, no. Questo mi sembra ovvio. È lui che ha deciso che andavano bene e non, attenzione, non le aveva fatte testare. Come un giornalista bravo, ma sempre pur sempre un giornalista, Mauro Giordano, poi ha ritenuto di fare.
Questa è la cosa assolutamente, assolutamente grave, no? E così per tante altre questioni che abbiamo visto nel nostro paese. Vi posso citare un altro dato: in Campania si era stabilito che dovevano aumentare di quasi 500 le terapie intensive, sono aumentate di 92 posti letto per precisa responsabilità della Regione Campania. Ma ci sono tantissimi altri esempi che ci dimostrano questo, anche i vaccini. La stessa AstraZeneca è venuto fuori che ha una copertura limitata. Ma allora perché scagliarsi contro le persone che in questo momento vogliono aspettare, sono scettiche e non vogliono vaccinarsi col vaccino dell'AstraZeneca? Mi sembra una cosa umana, normale. Vedete, tra l'altro, poi, un po' di tempo fa vi ho raccontato la storia di Jonas Salk. Jonas Salk è colui che ha brevettato il vaccino della poliomielite presentandolo il 12 di aprile del 1955, quindi non secoli e secoli fa. E lui, quando gli chiesero come mai non avesse accettato di avere delle royalties, di guadagnarci su questo, rispose che questo era un dono che lui aveva voluto fare all'umanità e in particolare ai bambini. Guardiamo come siamo distanti luce solo 65 anni dopo, dove ancora prima della produzione che fosse completata la produzione del vaccino Pfizer, l'amministratore delegato gioca fortemente in borsa guadagnando un sacco di soldi. Capite? Cioè, cosa voglio dire con questo? Allora c'era l'interesse di fare un qualcosa per l'umanità. Adesso c'è un interesse in primis per le proprie tasche. E quando conta questo, è chiaro che i rischi che si corrono volendo fare le cose molto più velocemente e facendoci su molto più business sono chiaramente maggiori e sono chiaramente possono portare a dei problemi ai vaccini stessi. Questa è la realtà. Quindi, per concludere, il signor Arcuri non si può in questo momento lavarsi le mani di fronte a quello che lui ha fatto ed è responsabile. Aver portato in Italia delle mascherine che fanno schifo. Questo è emerso da una chiarissima analisi di un laboratorio proposto a questo, e questo è quanto è emerso. Con questo io vi saluto, sperando da domani di stare un pochettino meglio e quindi di ripoterci sentire con gli abituali video giornalieri. Buona serata.